questa è Napoli, la mia bella città, dove ho sempre vissuto. Ora che sono separato, vivo con mia sorella e mio nipote. Eccolo qua, Alessio non ha i genitori. Il padre abbandonò lui e sua madre da piccolo. La madre poi lo lasciò orfano a 12 anni per una grave malattia. E da allora vive con noi. Ah, scusate, mi presento. Questo sono io, Antonio Pezzella. E questa è mia sorella, Lucrezia Pezzella, la zitella. Acida, aggiungo io. E che deve succedere? Niente, niente. Ma come ho sentito che ci sollevate fra di voi? Mi facevate le immasciatine. Questa è la mia dannazione. Zia e nipote mi escludono sempre dalle confidenze che si fanno. Vedi, ti ha annunciato. Vai, faccio onore. Alessio lavora come cameriere, ma coltiva una passione: il canto. E ha una bella voce e spesso, incitato dai colleghi, canta qualche canzone ai matrimoni, al ristorante, là dove lavora. Ed è appunto in una di queste occasioni che conosce Laura. Brava ragazza, per carità, ma il padre non lo riesco a digerire. Una vecchia ruggine. Poi capirete in seguito il perché. Ma intendo le donne. Tu ancora giovinale, all'ozio. Giovanile volevi dire. E io voglio chiamare Astolfo. Astolfo, e quando non bara. Nella vita tutti commettono degli errori, ma i nostri genitori con te hanno esagerato proprio. Tu avresti dovuto vincere l'Oscar come miglior cervello non protagonista. Sono l'ispettore Marino. Lei era tutto zampone. Sì, perché? Siete in arresto per truffa aggravata e ripetuta. Oh, sì, non cambi mai, ma se ci risposiamo finisce questa storia. E ne cominci un'altra. Amore, ma come va la tua vita sessuale senza di me? Una favola! Nel senso che va tutto bene? Nel senso di c'era una volta. Ma per questo vi ho notizie! Un negrologio? Sciù, la faccia tua! E le andamenza tu! Datemi i miei 50 euro! E non posso. Non potete! Dite che non volete! E perché non puoi? Non posso. Me la sono giocata stamattina a banconote. Non ne tengo. Ah! Il mio cuore è troppo grande per amare un solo uomo. Sì, tu grande mignotta. E se lo rivuole, mi deve pagare l'affitto arretrato. È male che si urna. Ma cosa mi puzza? Ma cosa mi puzza? Pure io la sento. Che cosa? Ah, puzza, Gesù. Ma è vero che sei diplomato detective? Certamente, io mi sono diplomato, vedete? Alla scuola di Vinci, vedete? Questa è la paura del padrone di casa, sì, perché Michele Galippo fa di cognome. Oui, allora andiamo a cercare il biglietto che si è rubato. Sì, ma che state dicendo? Quello è un reato. Che fuori reato, reato. No, dove me la pensa se non mi ti dà paura? Ammrovarmene! Ma no, pure sta roba!